tutte ragazze, finalmente sono tornata con un nuovo video. Ne ho approfittato, allora, prima di tutto scusate la, come dire, il mio outfit molto casalingo, ma mi è appena arrivato il pacco della MUA, dell'ordine che ho fatto con diciamo al 50%, e quindi ho deciso di fare questo video. Non so la luce com'è. Vabbè, infatti ho cambiato anche stanza, ma fa schifo questa luce. Ah, un'altra cosa, perdonate il rumore di sottofondo che come al solito i miei amati muratori stanno continuando a sbattere non lo so che cosa stanno facendo, sembra che stanno costruendo un palazzo nuovo, invece è solo un appartamento. Vabbè, parliamone. Quindi, anche se sono abbastanza sclerata, non fateci caso, ma è per colpa di questo, perché io stamattina mi sono svegliata alle 8 con questi che mi martellavano le orecchie, però vabbè, lasciamo perdere. Quindi mi è arrivato tutto in questa busta con le palline, questa busta qui, e tutti i prodotti erano queste fogli con le palline, insomma. Allora, ho ordinato parecchie cosine. Praticamente c'era il 50% di sconto su tutti i prodotti, però con un minimo d'ordine di 30 sterline. E quindi, col vuota. Minimo d'ordine di 30 sterline, c'erano anche le spedizioni gratuite, però io non ne ho usufruito, ho preferito diciamo fare l'ordine pagando le spedizioni, perché sono rimasta abbastanza scottata da altri siti e quindi ho preferito che il postino mi bussasse e mi citofonasse per poter ritirare il pacco. Quindi io ho speso in tutto erano 33 sterline e 50, ecco, con le, perdonate le unghie corte, ma lo stress mi ha fatto mangiare le unghie, quindi queste sono le spedizioni, questo è tutto al 50, quindi ho speso in tutto 21 sterline e 70. Allora, io ho fatto quest'ordine, diciamo, con mia mamma, anche mia mamma voleva prendere qualcosina e quindi insomma, abbiamo fatto un po' insieme. Allora, inizio subito dal farvi vedere un po' quello che ho preso io a mia madre, perché lei mi aveva dato delle direttive più o meno su quello che voleva e io poi ho fatto un po' di testa mia. Lei serviva un correttore a stick e quindi ho preferito prenderle questo qui, questa è la colorazione. Poi le ho preso anche questo qui, questo gloss Intense Kisses Gloss, la colorazione dovrebbe essere questa qui, Stolen Kisses, questa. È diciamo, sembra abbastanza pastoso come gloss. Cos'è? Abbastanza pastoso. L'odore è buono, è un odore dolce. Sa di caramelle, sì, sa di caramelle, un rosso ciliegia, sì, un rosso ciliegia scuro, è questo. Ho preso sempre per mamma un rossettino, io l'avevo già preso un altro, questo è lo shade 8 ed è praticamente più o meno lo stesso colore del gloss. Più o meno sì. Questo ha dei glitterini, è un po' più chiaro del gloss. Poi ho preso diciamo ombretti vari da dividere diciamo con mamma, un po' da vedere quelle che insomma le interessano. Allora, e ho preso come ombrettini, vabbè, questo sicuramente no, ed è l'eye dust nello shade 4 ed è praticamente un verde dorato, sì, un verde oliva con dei glitterini dorati,
poi ho preso di ombretti mono. Allora, finalmente sono riuscita a prendere questo qui, che è appunto lo shade 9 della linea Pearl. Eccolo. Che è appunto il blu viola molto, molto riflessato, diciamo. Questo qui. Poi ho preso quest'altro che è lo shade 6, sempre della linea Pearl. Ed è questo verde acqua. Bellissimo. Bellissimo, penso di farci un tutorial con questo, anche perché me l'ha richiesto Giulia. Ciao Giulia, quindi è arrivato giusto in tempo. Poi ho preso un altro verde ed è questo qui, lo shade 7, ed è questo verde scuro, verde, verde bosco, verde scuro proprio. Vediamo un po' di abbinare due verdi insieme. Poi ho preso sempre della linea Pearl quest'altro, oddio, che non so se darò a mia madre, lo shade 24, questo qui, ed è un borgogna viola, sì, un borgogna, vediamo un po' se a lei le piace, lo darò a lei, anche se a me questo colore mi mancava, quindi vedrò di accaparrarmelo io, diciamo così. Poi, altro ombretto è lo shade 28, eccolo qui, che è un rame, color bronzo ramato. Altro e ultimo ombretto della linea Pearl è lo shade 29, eccolo qua, che è questo colore molto particolare, che è un sembra un po' quell'altro, light dust, ma no, è più chiaro, è comunque un verde oliva dorato, un oro verde, va, questo colore qui, eccolo, qua. E questo per quanto riguarda gli ombretti. Ho preso anche due palettine. Questa qui, la Glitter Ball, questa. Io volevo la Glamorous Day e la Glamorous Night, però ovviamente quando ho fatto l'ordine io erano già belle che andate. Quindi questa qui è molto molto caruccia, dei colori molto, ovviamente il pennellino che io smonterò, ecco. Allora, colori molto molto particolari. A me, io ho l'altra palettina, quella simile alla Naked Undressed, forse. Sì, mi sa di sì. E quindi mi è piaciuta molto come si sono alcuni un po' polverosi, però mi è piaciuta molto la pigmentazione, i colori molto brillanti. E quindi ho deciso di prendere anche questa, molto colorata, molto molto estrosa. E poi ho preso anche quest'altra, che ha dei colori simili all'altra, questa qui, appunto quella sui toni sempre dei colori naturali, se riesco ad aprirla, credo di non farcela, ce l'ho fatta, ed è questa qui. Questa, a differenza dell'altra, non ha colori matte, non ha colori matte, sono tutti luminosi, pearlescenti. Questo è il riflesso del palazzo di fronte, ecco qua. E vediamo un po' che resa hanno questi ombretti. L'altra mi sono trovata proprio benissimo, quindi credo di trovarmi bene anche con queste. Poi ho preso una matita, volevo anche quella blu, quella mi sa tipo si chiamasse Royal Blue, era un blu elettrico stupendo, però mi sono accontentata solo di questa matita un po' particolare, arancione, ed è questa qui, ma non si vede niente. Boh, vabbè, comunque è la matita arancione,
la matita occhi, arancione. Proprio arancione, arancione, arancione. Poi ho preso due blush, io ne avevo già uno, lo shade 1 se non mi sbaglio, e ho preso lo shade 3 e lo shade 4, questo è lo shade 3, che è un color mattone, e questo è lo shade 4, che è... Non riesco a aprire le scatole. Che è un rosa mattone un po' più chiaro dell'altro. Anzi, ve li faccio vedere. Più che mattone, più pesca. Questo è lo shade 4. Questo è il 3. È un po' più pescato. Questo è un po' più scuro. E sono entrambi matte. Anche questo è matte e vediamo un po', sono piuttosto simili come colori, bisogna vedere un po' sul viso una volta applicati come sono, come diventano. Poi ho preso questa cosa qui per le unghie, le perline per la caviar manicure, mi sa che si chiama così, insomma, è in questa, cioè questo Leo, in questo tipo di variante, diciamo, di colori. Questa mi piace molto, il verde, l'azzurrino, verde acqua, molto molto carino. E la farò non appena le mie unghie sono, insomma, ricrescono. Purtroppo lo stress da esame fa brutti scherzi. Io mangio in continuazione le unghie quando sto sotto esame, quindi bene. Poi ho preso altre tre cosine. Allora, ho preso questo qui, Brush on Concealer Pen, questa in questa colorazione. Vediamo un po' come volevo provare un correttore in penna. E dato che c'era questa promozione, ho detto, ma proviamo questo. Questo qui ha il pennellino, però non lo utilizzo ancora perché voglio prima finire qualche correttore che ho, prima di iniziare qualcun altro. Poi iniziarne altri. E questo. Poi ho preso una cosa che mi ha deluso tantissimo per la grandezza. E questa qui dal sito sembra un boccettone enorme. Forse ho sbagliato anche a non leggere forse gli ml, però vabbè. Ed è questo, oddio, il cavalletto. Matte Perfect Primer. Questo qui è un primer per il viso. Dice oil control. E poi ultima cosa, sì, ultima cosina è questa matitina qui. Io ce l'avevo anche in un'altra colorazione. Nella colorazione questa, sì, blu, shade 4, ed è appunto quella matita che ha la punta particolare, la punta piatta. Eccola qua, questa è quella blu. Ora vediamo un po' se... Dato che non avevo preso l'altra matita come quell'arancione, la Royal Blue mi pare, ho preso quest'altra blu, vediamo un po' se... Il blu dovrebbe essere completamente diverso dall'altra. Ecco qua. Quindi, non so, questi, diciamo, con gli altri prodotti MUA che ho, tipo con gli ombretti, con l'ombretto mono, lo shade 12, mi pare, quello marrone con i riflessi verdi, è bellissimo, mi ci trovo bene, dura tanto, quindi penso che anche con questi altri ombretti sia la stessa cosa, nel senso, spero che mi ci trovi bene. Con le palettine spero anche, con i blush anche, sono più o meno prodotti che ho provato quasi tutti, tranne appunto il correttore in penna, la base matte, vabbè, le perline, capirete quanto, diciamo, dipende un po' dallo smalto che ci si mette sotto, non dalle perline in sé. Il rossetto a mamma piaceva l'altro, quindi l'ho preso anche quest'altro. Il gloss è un po' troppo, è da vedere un po' sulle labbra perché come colore è carino. Sembra anche un colore pieno, però spero non rimanga troppo pastoso.
Corretture, boh, se mai vi faccio sapere anche di questo e niente, quindi i prezzi, vabbè, li trovate un po' sul sito della MUA, comunque variano dall'uno massimo speso 4 sterline a metà del primer, cioè secondo me non so se ne vale 15 ml con 4 sterline, vabbè, meno male l'ho pagato a metà. Comunque, ombretti, vengono una sterlina, quindi mezza sterlina li ho pagati, i blush anche, le palette venivano 4 sterline, quindi a metà li ho pagati 2, correttore, l'ho pagato mezza sterlina perché veniva una, mentre questo qui a penna, il correttore a penna, l'ho pagato una sterlina perché veniva due. Insomma, questi sono più o meno i prezzi. E niente, l'ordine io l'ho fatto il 23 gennaio e mi è arrivato oggi che è 4. Oggi è 4 gennaio. Mi stavo anche preoccupando perché vedevo tutte le ragazze che avevano ordinato anche prima di me, comunque era arrivato, oppure anche i ragazzi che hanno ordinato dopo, oppure il 23 stesso che era già arrivato, e io mi ero preoccupata, ho detto oddio, oh no, oddio, 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 il pacco dove è finito, però è arrivato. E niente, questo è tutto. Sto aspettando un altro pacco, il pacco di Zoeva, che è il regalo del mio ragazzo per San Valentino con i pennelli nuovi. Che bello! Quindi io spero che anche l'altro pacco mi arrivi presto e così posso farvi anche l'haul di quello e magari dopo aver provato questi prodottini nuovi di Zoeva che sto aspettando, vi faccio una recensione completa su tutti i prodotti di Zoeva che ho e così. Non so, magari do qualche spunto o qualcosa. Io spero che questo video è durato troppo, però penso che taglierò qualcosina perché ho parlato abbastanza. Quindi vi mando un bacio, al prossimo video. Ciao ciao!